L'inverno era alle porte e come dai precedenti 40 anni l'uomo si accingeva a trasferirsi lasciando le nebbie del nord per raggiungere un'isola nel centro Italia in compagnia della sua fedele compagna a quattro zampe, Violeta. Pelo forte ma liscio, un bianco colore con pezzature di giallo ocra e simpatica peluria sul muso, di giusta taglia. Era nativa di un'altra isola, l'Isla Blanca. Fedele compagna meticcia, basicamente di chiara struttura della razza più nobile detta spinone. Una giovane ragazza, un poco ribelle, ma di sani etici principi, di origini italiane, si era trasferita, lasciando molti affetti nell'isola spagnola. In una circostanza non casuale, conobbe l'uomo, gli raccontò che Violeta era l'undicesima figlia della sua amica Carma, anch'essa meticcia, di base riferita alla razza nobile dei Doberman, ma diversamente era molto tranquilla, una dolce regina. Aveva un viso morbido, fedele, amabile, ma come tutti gli animali non parlanti, si concedeva delle avventure, lasciando per qualche giorno la sua giovane amica. Ebbene, in un viaggio con tutta probabilità incontrò l'amore di una chissà quale campagna o pineta e dopo gli inevitabili sguardi si amarono per poi salutarsi e forse mai più incontrarsi. Da questo incontro nacquero quindi 11 teneri cuccioli che la giovane ragazza svezzò in un capanno da lei costruito di vecchie lamiere ondulate, recuperate. Insieme passarono notti e giorni in quell'ormai freddo tardo autunno, in quel contenitore disadorno, dove il pavimento era una battuta di terra di campagna, un tronco di sughera posta nella centralità, quale sostegno al tetto in lamiera, due pallet recuperati dove un materasso appoggiato ad essi, anch'esso recuperato da un amico, serviva come giaciglio per tutti. La mamma e tutta la cucciolata per il tempo necessario passavano le sue giornate di allattamento protetto da calde coperte usate, di svariate materie da nove, anch'esse recuperate dalla giovane ragazza, che le accudiva e le dava sostentamento. I giorni passarono ed i cuccioli, ormai quasi autonomi, si divertivano con giocose movenze fraterne. Arrivò il tempo, purtroppo, del distacco fraterno. La giovane amica, ogni fine settimana, pose dai 3 ai 4 cuccioli in imbottite ceste di vimini autoctone di quell'isola, andando per proporli in regalo nei curiosi ed alternativi mercatini che si tenevano dalla domenica nell'intera giornata, dove ogni dove, e sempre usate mercanzie, venivano liberamente proposte a fronte di modesti pesos, ai visitatori di svariate fioriture con personalità molto vicine alla giovane qualche anno in più. E da volte anche decenni. Gente libera, sorridente, nella loro diversità, era un grande abaco di belle persone, anche se apparivano stravaganti, ma senza forzatura. Erano tutti se stessi, senza ostentazione, e nella piena e fierezza libertà accomunata ad un grande rispetto di convivenza e condivisione. Ebbene, dopo un mese i 10 cuccioli trovarono nuove amichevoli case, rimase l'11ª. Venne il giorno che la giovane ragazza e l'uomo si dovettero inevitabilmente salutare ed ognuno andare a percorrere i propri nuovi viaggi, ma con la promessa di rivedersi un giorno nei loro domani. Prima di lasciarsi, la giovane ragazza prese in braccio la cucciola rimasta e la pose senza una parola sulle braccia dell'uomo.
L'uomo, senza fiatare, l'accolse. Fece un sorriso, si voltò, incamminandosi verso il suo destino e con voce felice disse: Giovane ragazza, un giorno ti ritornerò a ritrovare la tua anima libera e gentile. L'uomo sbarcò nella sua isola italiana. Il clima era mite ed il cielo era azzurro, con il sole che scaldava tiepidi venti. Nel raggiungere il suo solitario rifugio, vide campi di vergine arata della bruna rossa terra, dove da poco avevano vendemmiato il prezioso nettare di Bacco. Filari di vigne ordinate e sapientemente potate disegnavano nelle vallate perfette geometrie di campagna, gli argentei ulivi che punteggiavano ritmiche tessiture. Le chiome di maestosi pini marittimi si toccavano quasi in un gioco di complicità mosse dal vento di libeccio. Arrivato attraverso il musicante canneto nel silenzio della baia fatta di profumi della macchia mediterranea, difficile da descrivere, ma di un'intensa essenza che entrava nei suoi profondi respiri, riportando memorie delle passate presenze. Violeta, libera, incominciò i suoi straordinari vertiginosi esercizi, entrando nella fitta macchia. Per ricomparire dopo alcuni minuti, del resto era la sua natura. Il canneto si fece sempre più rado ed ecco apparire il solitario rifugio. Una sorta di petit gabanon, da lui costruito negli anni, recuperando le potature boschive delle precoci crescite degli eucalipti. Un ligneo cubo perfetto. Di modeste dimensioni, giusto per accogliere le primarie esigenze del vivere, l'indispensabile senza ridondanze e superfetazioni. Visto il suo spiccato interesse al minimalismo, data la sua disciplina di architetto, che ha sempre applicato il concept della sottrazione, disciplina che aveva da poco abbandonato dopo 40 anni di bottega. E dopo aver navigato nei vari continenti, respirando le bellezze del costruito, riportando nel suo fare, facendosi anche ricchezza dei fatali incontri con i maestri e dei pensieri con loro condivisi. Ma questo è un altro racconto. Il cubo è orientato sull'asse nord-sud, con tre finestre di medie dimensioni, a nord-est-ovest, per cogliere le evocative luci che offrono nella ritmicità temporale del giorno. Un grande serramento scorrevole posto a sud, ove poter essere cornice alla vista del mare, con le sue rosate albe ed i suoi infuocati tramonti. Creando un rapporto di continuità tra interno ed esterno. Infine, un'ultima finestra a tetto per poter illuminare zenitalmente il contenitore dalla luce del sole e delle stellate notte. L'uomo amava fare lunghe camminate, sempre con la sua fedele Violetta, lungo i litorali marini delle molteplici spiagge che conosceva le mappature, date le perlustrazioni dei vari anni trascorsi alla scoperta di esse. Durante questi cammini, i suoi occhi scrutavano ogni dettaglio delle inanimate presenze di oggetti che gli animali parlanti, per disfarsene, forse nei mesi estivi, buttavano al mare senza alcun ritegno, ma il mare, onesto e generoso, li accoglieva e poi con la sua forza li elaborava plasmandoli. Poi, quando si faceva potente voce con le sue mareggiate, le restituiva là da dove erano state gettate. L'uomo era attratto da questi oggetti, cordame, legni bruciati, ferri di ogni sorta, potenti
polistirolo, fiberglass, residui di mattoni, forati, catene, eccetera, eccetera, eccetera. Apparentemente privi di significato, abbandonati al loro destino dimenticato. Refusi dell'incuria umana, dove vedeva la possibilità di valenze espressive mutate dalla loro essenza, e pensando ad una sorta di aggregazione, li raccoglieva e li deponeva in una vecchia sacca a tracolla, anch'essa trovata nei passati anni. L'uomo scherzosamente si definiva spazzino del mare. Una volta ritornato al Gabanon, soleva svuotare i disparati oggetti in uno spazio esterno dedicato e lasciarli decantare in compagnia delle altre raccolte. L'uomo li definiva pescato fresco. Ti spiego il perché. L'uomo nel quotidiano aveva momenti dedicati alle sue diverse passioni, che sarebbe un lungo scrivere di loro, cito semplicemente le tematiche: respiri, silenzi, appunti di pensieri scritti su taccuini che conservava sacralmente in una vecchia scatola di scarpe bianca, sempre ritrovata. Ascoltare i silenzi del mare, catturare sguardi alla madre natura, ascoltare il vento, interrogarsi e a volte riuscire a rispondersi. Sorseggiare del buon vino isolano, accendere un fuoco con la legna raccolta, quando il buio si faceva padrone del tempo, incontrare amici e conversare in compagnia di un buon cibo locale, a volte amare e farsi amare, eccetera, eccetera, eccetera. Spesso si confrontava sperimentando la disciplina nell'arte della pittura. Aveva dipinto all'interno delle imposte oscuranti delle finestre ad unico battente, in modo da ritrovarsi una volta chiusi dei quadri mobile all'interno. E quando erano invece aperte, dei quadri sulle facciate esterne. Inoltre, poi, venne il periodo dell'aggregazione, ovvero sia utilizzando le raccolte del pescato fresco, unendo i vari oggetti materici, e realizzare delle sculture, una parola grossa, ma per lui importante. All'inizio fu un gioco, ma nel tempo diventò un suo ciclo artistico scultoreo, da lui definito Objet à réaction poétique. I giorni passarono lenti, poi un dì, nella solita camminata a bord de mer, trovò un vecchio ed arrugginito barbecue, probabilmente usato da campeggiatori e dimenticato. Lo raccolse e lo portò in compagnia degli amici del pescato fresco. All'indomani si rivolse al risveglio, disse a Violetta: questa sera facciamo una grigliata di pescato fresco. Andiamo in una spiaggia a trovarlo, ma deve essere di prima scelta. Se Violetta fosse stata animale parlante, gli avrebbe detto: uomo, ma cosa stai dicendo? Tu sei pazzo. Ma dato che non aveva il verbo, fedelmente lo accompagnò, anche perché si faceva delle grandi libere velocissime corse, derapando poi nel cambio di direzione in curva dei letti abbondanti di alghe essiccate. Arrivati nella spiaggia, da lui chiamata il Golfo dell'Immenso, la sabbia dava beneficio a tanti levigati piccoli sassi di colore grigio. Quel giorno il sole era alto e caldo, considerando la stagione invernale, ed il mare aveva una leggera voce. L'uomo, dopo lunghi e lenti respiri, ed aver guardato la limpidezza dell'acqua e del cielo, che all'orizzonte si univano in un unico colore, incominciò a percorrere lentamente la battigia, con grande attenzione alla
ricerca. Alla fine la raccolta si rivelò poco propizia. Pensò che forse sia passato un altro spazzino. Leggermente amareggiato, diede voce a Violeta, che in pochi secondi lo raggiunse. Anche lei sembrava poco soddisfatta, guardando la sacca quasi vuota e forse pensando al digiuno serale. Entrambi si incamminarono verso il sentiero scosceso, unico accesso alla spiaggia, ed attaccare la salita per il ritorno. Quando l'uomo, sempre comunque attenti, videro da non molto lontano un fitto canneto da dove defluiva un rivolo naturale d'acqua dal pendio e da fianco una sorta di massa bianca. Subito si avvicinarono con impeto e trovarono due pescati freschi di un candido colore bianco. L'uomo felice li raccolse dicendo: Viole, questa sera la grigliata è assicurata. Ma mentre si alzò, vide a qualche metro sulla sinistra, all'interno del fitto canneto, un altro bianco, di maggiori dimensioni, ma piuttosto incastrato tra la vegetazione. Subito si avvicinò e nel cercare di liberarlo, spostando la verde e bassa ingarbugliata vegetazione, lo stupore colpì l'uomo che ebbe un attimo di smarrimento, incredulo. Potete non crederci, ma a fianco del bianco già battuto fresco, polistirolo, pronto per essere grigliato alla sera, si fece presente una bottiglia di vetro bianco, trasparente col tappo, dove all'interno si scorgeva un foglio sempre bianco, con delle scritte nere. L'uomo sbigottito al cospetto di tale ritrovamento chiamò ad alta voce Violetta dicendole: Violetta, abbiamo trovato una bottiglia con un messaggio all'interno che il generoso mare ha restituito alla terra. Violetta incominciò ad abbaiare e scodinzolando all'impazzata la sua coda. Credo che anche lei, per lo stupore del magico momento. L'uomo si inginocchiò e lentamente la liberò dal groviglio, portandola al cospetto del sole, per meglio rendersi conto del contenuto. Confermò con voce alta e decisa: Viole, pensa se non venivamo a cercare il pescato fresco, che poi era un gioco del nostro immaginario, ma neanche tanto, sotto forma di polistirolo levigato dalla sabbia e dal movimento costante delle acque del mare. Non avremmo mai potuto trovare quello che stai vedendo. Entrambi si sedettero per meglio osservare il ritrovato. La bottiglia, ermeticamente sigillata, non conteneva acqua, ma aveva all'interno delle pareti vitree una sorta di condensa vaporosa, probabilmente generata dal delta termico. Andiamo, Viole, a raggiungere il Gabanon ed apriamola. Arrivati con dovizia, subito tolse il tappo e dopo pochi minuti tutto si fece chiaro e limpida trasparenza. Il bianco foglio, essendo arrotolato e scritto con inchiostro, si presentava come fosse carta assorbente, con scritture sovrapposte tra fronte e retro. Lasciò la bottiglia al sole sino a che la carta si asciugò. L'uomo poi prese una pinzetta e lentamente iniziò l'operazione quasi chirurgica per estrarre il contenuto del contenitore, facendo la massima attenzione per non strappare la delicata carta. Passò circa un'ora e alla fine la carta si liberò totalmente. L'uomo la lasciò al pieno sole posta in verticale con uno stratagemma da lui inventato all'uopo e nel giro di poche ore la carta era totalmente asciutta e la svellò, stirandola delicatamente con le sue mani, ponendola nella sua origine planare. Verificò che la lingua dello scritto era in inglese e, date le varie sovrapposizioni dello scritto impresso anche nel retro, la codificazione impegnò l'uomo per alcuni giorni e
ed avvalendosi di una lente d'ingrandimento acquistata per l'occasione. Furono momenti di grande eccitazione adrenalinica. Poche furono le ore di assopimento. Il desiderio di riuscire a codificare vincevano le notti. Finalmente le prime luci del terzo giorno, alle prime luci del terzo giorno, con due passaggi dell'origine, fece. Da lui chiamata trasmigrazione, dal possibile leggibile in lingua originale, dopodiché la decodificazione, ovvero la traduzione in italiano, al contenuto del messaggio. La gioia fu immensa, il suo solitario silenzio in compagnia di Violetta, poter leggere quello che Mariette scrisse a sua figlia Catherine, chissà da dove e chissà in quale anno. Dedicato a Mariette, Catherine e Violetta, che il 27 febbraio 2020 è partita per un lungo viaggio.